Siamo con Michel Poletti, prima giornata forlivese per il giovane lungo nativo di Milano, giusto? Sì. Allora, finita adesso la conferenza stampa, hai raccontato tra le altre cose che vieni a Forlì perché ti piace l'ambiente, ti piaceva il modo di giocare gioioso, l'hai definito dalla Fulgor Liberta. Confermi? Sì, confermo. Mi è piaciuto un sacco vedere Forlì l'anno scorso quando ha giocato i playoff, nonostante abbia perso. Mi è piaciuto l'entusiasmo. Sei venuto a vedere la partita tu? Sono venuto a vedere la terza tra Forlì e Casale. Devo dire la verità che il Lazio era bellissimo, il gioco rapido e mi è piaciuto, mi è piaciuta l'idea, mi piace come è stata costruita la squadra, per cui insomma non è stata una decisione difficile assolutamente. Sei reduce da una stagione con luci e ombre, le luci sono le tue cifre individuali, tutto rispetto per un giovane lungo, le ombre forse nel risultato di squadra che ha visto la retrocessione, così come la decodifichi? E retrocedere non è bello per niente, purtroppo fare una stagione in cui si finisce con un record perdente e in cui si retrocede sicuramente pesa, è brutto ed è per questo che tipo, vorrei riscattarmi in fretta. Purtroppo siamo stati anche nell'inesperienza, sfortunati, con gli infortuni, insomma con tutta una serie di cose negative ci sono capitate. Per quanto riguarda i numeri sono stato anche aiutato dai compagni di squadra che hanno giocato parecchie volte per me, quindi è stato abbastanza semplice insomma poter fare quello che ho fatto perché avevo tanto la palla in mano. Nel tuo reparto troverai Farioli, un giocatore da cui avrai sicuramente molto da imparare. Sicuramente, l'ho visto giocare quando ero più piccolino, mi è sempre piaciuto come giocatore, come in campo. Di persona non lo conosco, ne hanno parlato tutti benissimo, per cui sono veramente curioso di conoscerlo e curioso di cominciare a giocare con lui. Descriviti tecnicamente, il fisico sembra quello di un 5 puro, però tu hai parlato del fatto che in realtà sei un giocatore meno statico di quello che si possa pensare. Sì, diciamo che non mi piace il gioco statico, non sono abituato a giocare in quel modo, mi piace muovermi negli spazi, correre il contropiede, diciamo che credo sia la caratteristica migliore. Poi ti dico, nonostante la stazza, sono sempre stato fortunato ad avere allenatori che comunque hanno provato a farmi correre. Quindi insomma mi trovo abbastanza bene, spero di trovarmi abbastanza bene nel gioco veloce che avremo. Il tuo curriculum vitae parla di un settore giovanile di tutto rispetto in una squadra che annoverava al suo interno anche giocatori del calibro di Gallinari e Aradori, così che tipo di ricordi hai così di controbalzo rispetto a queste annate giovanili? Sono sicuramente i 3 anni a Casa Pustarlengo, sono stati i 3 anni più belli della mia gioventù, delle mie giovanili, per il tipo di squadra che era, per il tipo di organizzazione che c'era, perché avevamo una squadra fortissima, per il tipo di persone che c'erano, perché tu hai detto di Aradori e Gallinari, che sono rimasti poi amici nella mia vita, nel senso anche dopo anni che non giocavamo insieme, sono persone che sento tutti i giorni e con cui ho un ottimo rapporto. L'esperienza della foresteria ti porta a legare in questa maniera con loro e sono contento e orgoglioso di aver giocato con due ragazzi, due amici che sono arrivati a questo livello e che probabilmente faranno ancora meglio di quello che stanno facendo. Hai trascorso alcune settimane a New York e eri ospite di Gallinari, suppongo. Sì, stavo da lui, siamo stati un mesetto lì a New York, siamo divertiti, era tanto che non ci vedevamo, per cui è stato piacevole. Una domanda semiseria per finire, quanto ha contato in questo tuo approdo Forlì il bugno? Il bugno sono arrivato. Perché le voci dicono che è stato lui, bugno, altro che procuratore. Dicono che il bugno l'hai fatto tu. No, adesso scherzi a parte. Prima volta che sono venuto a Milano Marini, appena finito il campionato, ovviamente ho visto il bugno, lo vedo sempre quando scendo e niente, dove vai, cosa fai, dove giochi, dove non giochi, ma vieni a fuori e gli faccio, guarda, non lo so, bugno. No, perché io posso parlare, ci penso io. E dico, vabbè, pensaci tu, e dopo un mese alla fine avevamo firmato, per cui chissà, non so neanche io quanto è contato il bugno, ero in America, non posso dirlo, se no poi sei esagera. Va bene, in bocca al lupo allora per la tua avventura Forlì. Crepi.